Ciao, sono Francesco Massagli di Pianoforte Web e in questo video impariamo a conoscere e a costruire gli intervalli. Un intervallo misura la distanza tra due note. Un intervallo si definisce melodico quando si esprime tra due note suonate in successione ed è armonico quando si realizza tra due note suonate simultaneamente. L'intervallo melodico allo stesso tempo può essere ascendente o discendente. Il nome degli intervalli si esprime attraverso un numero e un aggettivo. Il numero si esprime contando dalla prima nota a quella di arrivo compresa. Ad esempio, se io voglio trovare l'intervallo tra Do e Fa, conto 1, 2, 3 e 4 e quindi questo sarà un intervallo di quarta. L'aggettivo che esprime invece la qualità dell'intervallo può essere giusto, maggiore, minore, aumentato e diminuito. Per capire come assegnare l'aggettivo che esprime la qualità degli intervalli, iniziamo a visualizzare gli intervalli costruiti all'interno della scala maggiore che iniziano dalla fondamentale. Quindi vediamo l'esempio nella scala maggiore di Do, che è quella sul pianoforte che si trova su tutti i tasti bianchi. Iniziando dalla nota Do, che è la nota fondamentale, tutti gli intervalli che si costruiscono con ognuna delle altre note della scala. All'interno della scala maggiore, partendo dalla fondamentale, gli intervalli di seconda, terza, sesta e settima sono intervalli maggiori, mentre invece gli intervalli di quarta, quinta ed ottava sono intervalli giusti. L'intervallo di unisono, ossia dello stesso suono, è un intervallo puramente teorico, dato che non ha nessuna corrispondenza con una distanza tra due note, ma nella teoria degli intervalli viene considerato come intervallo giusto. Suonerò quindi tutti gli intervalli che sono composti all'interno della scala maggiore di Do, iniziando dalla nota fondamentale. Quindi il primo intervallo di unisono, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima maggiore e ottava giusta. Proviamo adesso a trasportare l'esempio che abbiamo appena visto nella tonalità di Do maggiore in un'altra tonalità, ad esempio nella tonalità di Fa maggiore. Quindi adesso avrò Fa come mia nota fondamentale, quindi questo sarà l'unisono, e poi avrò la seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima maggiore e ottava giusta. Riprendiamo a titolo di esempio la tonalità di Do maggiore e vediamo come ricavare da questa gli intervalli minori. Gli intervalli di seconda, terza, sesta e settima maggiore, se abbassati di un semitono, diventano minori. Quindi l'intervallo Do Re, che era una seconda maggiore, se io suonerò Do Re bemolle, è una seconda minore. Allo stesso tempo, Do Mi, che era una terza maggiore, Do Mi bemolle diventa terza minore. Quindi Do La bemolle sesta minore e Do Si bemolle settima minore. Gli intervalli giusti e gli intervalli maggiori aumentati di un semitono diventano intervalli aumentati. Quindi utilizzando i nomi enarmonici delle note, se io adesso l'intervallo che prima avevo definito Do Mi bemolle lo chiamerò Do Re diesis, l'intervallo tra Do e Re è una seconda, però stavolta diventa una seconda aumentata. Allo stesso modo l'intervallo Do Mi diesis, che prima avevamo visto come Do Fa, quindi una quarta giusta, può essere definito terza aumentata. L'intervallo Do Fa diesis è una quarta aumentata, Do Sol diesis una quinta aumentata, Do
Do la diesis una sesta aumentata. Do si diesis una settima aumentata. E do diesis un'ottava aumentata. Alcuni di questi intervalli sono poco frequenti perché usano appunto dei nomi enarmonici poco utilizzati. Gli intervalli aumentati invece da tenere in considerazione è in particolare l'intervallo Do Fa diesis, detto anche intervallo di tritono perché composto da tre toni interi, che è una quarta aumentata. Gli intervalli giusti e minori, se abbassati di un semitono, diventano intervalli diminuiti. Anche in questo caso l'intervallo diminuito che ci interessa è quello che si realizza tra la nota stavolta Do Sol bemolle, che è un intervallo di quinta diminuita. Prima invece l'avevamo definito di quarta aumentata perché l'avevamo chiamato Do Fa diesis e è l'intervallo di tritono, appunto. Vediamo adesso uno schema riassuntivo di questi intervalli e del rapporto che intercorre tra essi. Da questo schema si capisce la differenza tra gli intervalli giusti e quelli maggiori e minori. Come si vede dallo schema, infatti, un intervallo maggiore per diventare aumentato o diminuito deve fare due passaggi, mentre quello giusto diventa aumentato o diminuito con un solo passaggio. L'ultimo aspetto importante che riguarda gli intervalli sono i rivolti. Il rivolto di un intervallo consiste nel spostare la nota inferiore un'ottava sopra. Quindi, ad esempio, se faccio l'intervallo Do Mi, il suo rivolto sarà Mi Do. Una regola per individuare velocemente il rivolto degli intervalli è quella per cui la somma di un intervallo più il suo rivolto è sempre 9. Quindi una seconda diventerà una settima, una terza diventa una sesta, una quarta diventa una quinta e viceversa per ognuno di questi tipi di intervallo. Nelle qualità di intervallo, un intervallo maggiore diventa minore rivoltato e viceversa, mentre un intervallo giusto nel suo rivolto rimane giusto, quindi una quarta, ad esempio, giusta, rivoltata diventerà una quinta, perché la somma sarà 9, ma una quinta giusta. Un esercizio da poter realizzare sullo strumento per imparare a visualizzare velocemente gli intervalli è quello di stabilire un tipo di intervallo come numero e qualità e trasportarlo in tutte le tonalità secondo un ciclo o secondo un tipo di intervallo. Ad esempio, io posso decidere di trasportare l'intervallo di terza minore seguendo la sequenza di quarte. Quindi farò prima Do Mi bemolle, poi Fa La bemolle e così via in tutte le tonalità sul ciclo di quarte.